Buongiorno a tutti e buona lunedì. Finalmente sono in ferie da oggi per 2 settimane e non vedevo l'ora, anche se in realtà tante ferie le ho già usate per colpa della quarantena, però è diverso essere in ferie in questo modo. Questo weekend, tra l'altro, andremo anche a Riccione qualche giorno, quindi sono molto contenta, però prima di partire, una cosa che io ci tengo molto a fare è riordinare la casa, pulirla e quindi andare via con la casa ordinata, pulita, niente in giro e non come adesso, perché qui sull'isola c'è un po' di casino e poi ho il pavimento sporchissimo. Quindi ho pensato di fare questo video pulizie della zona giorno e della cucina, così ci teniamo compagnia. So che questi video vi piacciono molto, quindi lo registro volentieri. Detto questo, iniziamo. Prima di partire con le pulizie, ci tenevo a farvi vedere com'era la cucina e la sala da pranzo. Avevo fatto colazione e non avevo messo via le cose, avevo pranzato e non avevo messo via le cose e come vedete ci sono tutte le pentole lavate e non messe via quelle, tra l'altro, erano le pentole della sera prima. Poi sul tavolo della sala da pranzo c'erano alcuni vestiti che abbiamo acquistato il giorno prima e ancora non avevamo messo via, e delle calze in giro perché Moka ha la brutta abitudine di venire di andare nella scarpiera, prendere le calze e spargerle per casa. Comunque iniziamo e inizio dalla cucina. Tenere ordinata questa zona della casa per me è fondamentale, anche perché la cucina, come ben sapete, si trova all'ingresso della casa, è proprio il biglietto da visita, quindi cerco sempre di tenerla ordinata e il più a posto possibile, anche se non sempre è facile farlo, perché in cucina ovviamente sì, si cucina, si mangia e quindi bene o male è la zona sempre più incasinata della casa e avendola all'ingresso è un po' più difficile, diciamo, da gestire, però ci tengo e quindi sono sempre dietro a pulire e riordinare. Ebbene sì, sono andata come prima cosa a togliere tutte le pentole che avevamo lavato la sera prima e le ho messe al suo posto e ho iniziato a sgomberare l'isola e tutte le cose che c'erano in giro. Sono poi passata a pulire il piano della cucina e ho utilizzato il CIF. Questo lo utilizzo una volta ogni tanto. Quando pulisco la cucina quotidianamente, in realtà utilizzo un altro prodotto, non il CIF, però quando voglio pulire più a fondo, quando voglio disinfettare meglio, come in questo caso, visto che poi questo weekend partiremo, quindi voglio la casa il più pulita possibile, sono andata ad utilizzare il CIF. E come notate, ho fatto anche un piccolo spostamento perché alla fine ho tolto la macchina del caffè della Bialetti che tenevo sul lato destro della cucina e l'ho spostato da questa parte. Insomma, sono andata ad invertire un po' di cose. Ogni tanto mi piace fare dei piccoli spostamenti, anche semplicemente spostare una piantina, spostare ad esempio le capsule della macchina del caffè o la macchina del caffè stessa, è una cosa insomma che mi piace fare, quindi ogni tanto vado a spostare anche per rinnovare un po' casa con piccoli spostamenti. Poi mi sono spostata dall'altra parte del lavandino e ho pulito anche qui il piano con il CIF e anche le piastrelle, il rivestimento dietro, che è in gres porcellanato, effetto cemento. Visto che molto spesso me lo chiedete, sono delle piastrelle molto grandi perché misurano 1 metro per 1 metro, noi ne abbiamo messe 4, è molto sottile perché lo spessore è di 2 mm, quindi è davvero una cosa impercettibile, mi piace tanto e si pulisce davvero con poco, una passata di CIF o con un panno leggermente umido e viene subito pulito. Da questa parte sono andata quindi poi a mettere la macchina del caffè della Dolce Gusto e il tostapane della Smeg. Poi arriviamo al lavandino che odio, odio letteralmente perché essendo bianco come il piano si sporca con niente, con una goccia di caffè, sembra è già subito sporco e è una cosa che mi dà fastidio, quindi cerco sempre di tenerlo pulito il più possibile, però negli angolini sto facendo fatica a togliere la macchiettina gialla che si è creata nel corso del tempo, mi dà fastidio vederla, però non riesco a toglierla definitivamente, come intravedete c'è un piccolo angolino che è macchiato di giallo e non riesco a farlo venire via in nessun modo. Ho provato anche con la candeggina, ma non c'è niente da fare. Comunque, come vedete, mi concentro specialmente negli angoli e sui lati del lavabo, mentre invece il piano in
se bene o male riesco a tenerlo pulito. Una volta fatto questo vado a pulire anche il rubinetto e la parte dietro del lavandino, che anche quella si sporca un pochettino più facilmente. Arriviamo poi all'isola. In questo caso sono andata prima a togliere tutte le cose che c'erano sopra e poi ho messo il CIF anche qui. Il CIF bianco mi piace per pulire il piano della cucina, per pulire l'isola, perché va a lucidare il piano, lo pulisce proprio a fondo, e ogni tanto passo questo prodotto e lo passo anche sullo snack bar, come state vedendo. Vado a pulire tutto prima utilizzando una spugna bagnata e che vado a risciacquare diverse volte, e poi anche in questo caso asciugo tutto con un panno asciutto. Uso poi la stessa spugna anche per pulire lo schienale degli sgabelli. Questo schienale non è in plastica, ma è un materiale molto simile che si pulisce benissimo con il CIF. A volte capita di trovare una macchiettina sia sulla seduta che sullo schienale, quindi con un po' di CIF vado a pulire tutto per bene. La pulizia degli sgabelli non la faccio quotidianamente, non la faccio neanche una volta a settimana, in realtà la faccio una volta al mese, una volta ogni 20 giorni, poi dipende, perché comunque li utilizziamo ma non quotidianamente, e quindi fortunatamente restano belli. Vado poi anche in questo caso ad asciugare per bene tutto. Poi passo alla pulizia del pavimento, perché era sporchissimo. Dalla videocamera in realtà non rende molto, però vi assicuro che era sporco. Come prima cosa passo il folletto, che è il mio aspirapolvere preferito perché ha una potenza pazzesca, e poi mi sposto in sala da pranzo. Vado prima a sistemare tutti i vestiti che avevamo comprato appunto il giorno prima, che ancora non avevamo organizzato. Poi tra l'altro sono andata anche a lavarli, perché li vogliamo portare nel weekend che andremo a fare al mare, quindi sono andata poi anche a fare una lavatrice, però non ho filmato questa parte. E dopo ho pulito il mobile della TV, quindi ho tolto tutte le cose che c'erano sopra. Poi ho spruzzato un po' di Lysoform, che è il mio disinfettante preferito per pulire le superfici di tutta la casa. Ho pulito sia la base che le ante del mobile stesso, e poi sono andata a rimettere tutto. Ho dato una passatina veloce anche alla TV, che molto spesso di me, infatti c'era un pochettino di polvere, e poi passo al tavolo. Anche sul tavolo spruzzo un po' di Lysoform. Mi piace questo disinfettante perché ha un profumo buonissimo, lascia proprio un profumo in casa molto molto buono. Lo sapete che è il mio preferito, non lo batte nessuno. Lo passo sia sul tavolo che sulle sedie. Ahimè, queste sedie non ci stanno tutte sul tavolo, quindi alcune le devo spostare in altre stanze quando voglio pulire per bene il pavimento, anche sotto il tavolo, in ogni angolino, come sto facendo adesso. E poi ovviamente anche in questo caso vado a passare l'aspirapolvere, che in questa zona devo passare quotidianamente più volte al giorno, perché mangiamo sempre qui e si fanno le briciole a terra, quindi devo passare non so quante volte l'aspirapolvere, specialmente sotto il tavolo, comunque zona tavolo. Poi finisco di passare l'aspirapolvere anche all'ingresso, accanto alla stufa. Come vedete c'è Mocha che mi fissa in ogni cosa che faccio. E poi passo al lavaggio vero e proprio del pavimento, e sto utilizzando il classico, diciamo, panno manuale, il classico mocce, ed utilizzo questo detergente all'aloe della Deomix, che ha un profumo pazzesco, lascia un profumo di fresco, di pulito in casa, utilizzando davvero poco prodotto, che piace a tutti. Ha un profumo troppo troppo buono e pulisce a fondo il pavimento. Come vedete non butto quantità d'acqua industriale, ma vado semplicemente a fare una passata veloce, perché comunque passando il pavimento in questo modo una volta ogni due o tre giorni resta pulito senza bisogno di utilizzare chissà quant'acqua. In questo modo, andando a strizzare bene il mocio,
il pavimento si asciuga anche molto velocemente, quindi non devo stare a preoccuparmi di stare immobile in un angolino della casa ad aspettare che si asciughi il pavimento, perché davvero si asciuga nel giro di pochissimo tempo. Poi adesso che siamo in estate, ancora meglio. Una volta che il pavimento è asciutto, vado a rimettere le sedie al proprio posto, sistemo bene il tavolo e finalmente la casa, o meglio questa zona della casa, è bella in ordine. E come ultimo step vado a spruzzare uno spray per ambienti qua e là per casa, dopo che ho pulito, una cosa che mi piace fare per profumare ancora di più la casa. Rieccomi, ho finalmente finito, questa zona è pulita, ordinata e bella profumata. Come avete visto, ho appena finito di spruzzare lo spray per ambienti, che faccio sempre dopo aver pulito la casa per dare quel tocco in più. Spero che questo video vi sia piaciuto, io sono super soddisfatta quando la casa è così bella in ordine, ma in me non è sempre così. Com'è ovviamente giusto che sia, perché in realtà una casa va vissuta. Infatti, se vi faccio vedere com'è adesso la zona notte, vi spaventate, quindi è meglio lasciar perdere perché c'è un casino totale. Spero che il video, come sempre, vi sia piaciuto. Se è stato così, spolliciate per supportare il canale ed iscrivetevi. Un bacione e al prossimo video. Ciao!